eccoci qua un'altra bella mattina novità dal mondo prima volta per me in diretta complimenti Alberto Bollettin. Eh, peccato che non hai fatto l'abbonamento vabbè sono sicuro che tornerai a trovarci con l'abbonamento e anche Federico Bettio allora oggi un tema semitecnico semitecnico e cioè come dice il titolo dad e università telematiche cose buone che fanno bene <coughs> cercherò di spiegare più in dettaglio quello che ho detto brevemente nei giorni scorsi in alcune occasioni specialmente in seguito alla discussione sul tema uh, cosa fare visto che in Italia uh, le università principali quelle più desiderate sono concentrate in città piuttosto congestionate con poche abitazioni con una residenza una residenzialità con una edilizia abitativa limitata per mille ragioni cui il costo della vita è piuttosto alto e quindi dove è molto difficile per lo studente medio trovare spazio per poter vivere se non ha una famiglia che vive in città. Allora anzitutto prendiamo, a, prendiamo un po' le vostre i vostri commenti se ce ne sono poi cercherò di spiegare. Come avrete visto se seguite un po' il dibattito in in calcio ad alcuni video, molti insistono, ed è uscito anche nella, nella discussione pubblica italiana, sul fatto che la soluzione a questo problema della residenza sia l'apprendimento, frequentare i corsi universitari attraverso la cosiddetta didattica a distanza, o addirittura di sviluppare, di far crescere le cosiddette università telematiche. Allora, cosa sono le università telematiche? Le università telematiche sono istituzioni un po' strane. Alcune delle quali riconosciute, a mio avviso, purtroppo, devo dire, dalla, uh, dal Ministero della Pubblica dell Istruzione, e che tengono tutti i loro corsi a distanza, cioè senza residenza, senza edifici. Vediamo di non fare pubblicità nei bagigi e alla frutta secca, togliamoli, va, che non vorrei fare pubblicità inutile, <coughs> e su svariati temi. Eh, la DAD, invece può essere fatta anche da università, diciamo così, standard, quelle dove c'è la residenza, dove ci sono gli edifici, dove i professori sono, almeno teoricamente, in residenza. La mia risposta a queste proposte, ovviamente, se si potesse fare la grande maggioranza, una buona quantità di corsi universitari seri in questa forma, cioè stando da casa, collegandosi o da altri posti, collegandosi eh, così come facciamo noi attraverso Zoom e così via, questo metodo risolverebbe il problema della residenza dopo l'esperienza covid in italia in particolare devo dire quasi solo in italia c'è una specie di innamoramento molto diffuso molto popolare per questo metodo e svariati politici ed altri sostengono che lì venga la soluzione le università telematiche in italia sono piuttosto diffuse ne sono cresciute parecchie in questi anni e devo dire subito, anzitutto, separiamo la questione università telematiche dalla didattica a distanza, la didattica in videoconferenza, per, lasciate che le chiami così, le università standard. Allora, francamente, allo stato degli atti, l'università telematica sono quasi sempre delle cose molto poco serie. Questo non è perché lo devono essere necessariamente. Non è un'accusa di, che ne so, quello che volete voi, di malintenzione da parte di chi le università telematiche le finanzia, le crea e così via. È un dato di fatto. È un dato di fatto. Mi rendo conto che, a dire questo, vi chiedo di prendere la mia parola così sulla, sulla pura fiducia. Sono disposto ad argomentarlo, nel caso ci sia un contraddittorio, sarebbe necessario andarsi a vedere. Uh, i vari siti, dare un'occhiata a cosa insegnano, chi sono i professori, e quali sono i testi e con un minimo di conoscenza di quel che serve, di cosa siano le conoscenze per un insegnamento universitario di buon livello, rendersi conto che no. Le università telematiche sono, e non solo in Italia, ve ne sono anche negli Stati Uniti, in altri paesi, una specie di, non so come dire, soluzioni di basso livello a situazioni francamente disperate. Proliferano, sono cominciati a spuntare i professori che si spacciano da professori universitari perché assunti da università telematiche, con alcuni di questi mi addirittura è addirittura capitato di dibattere e come chi ha visto il dibattito anche uno ultimo con un esponente culturale di Fratelli d'Italia credo sia stato facile renderci conto che nonostante il dibattito dovesse essere come argomento, visto che questo era un professore di lettere, su un argomento in cui lui era specialista e io solo un dilettante, alla fine il Signore sapeva della storia d'Italia, della poetica d'Anunziana, della cultura, dei testi d'Anunziani, della partecipazione d'Anunziana ai vari movimenti politici pre e post. E durante la prima guerra mondiale sapeva decisamente meno di questo dilettante. Io, pur essendo un po' un cultore di alcune di quelle materie, non mi sognerei mai di uh, candidarmi a fare il professore né ordinario, né associato, né ricercatore in una seria facoltà di lettera e eh, lettere e letteratura italiana. Eppure il professore con cui ho dovuto sopportare la discussione, chiaramente aveva meno preparazione sull'argomento del sottoscritto. Ora perché così? Ma è così per mille ragioni, perché l'università telematica costa poco, perché può essere facilmente privata, perché è una maniera rapida di prendere soldi, perché se riescono attraverso vari stratagemmi a ottenere un minimo di riconoscimento dal MIUR, è una facile maniera di concedere purtroppo titoli di studio, diploma laurea magistrale con ben pochi sforzi ah, e con personale decisamente di qualità diciamo così medio bassa quindi mi dispiace dirlo l'università telematica non è proprio una soluzione per di più in tutte le aree dello studio e della ricerca che richiedono un minimo di laboratorio di attività sul campo sono chiaramente un'assurdità fare ingegneria di qualsiasi tipo per via telematica assurdo, fare architettura, costruzioni, design industriale per via telematica assurdo, per non parlare di medicina, biologia, fisica, chimica e così via. Ma anche la matematica uh, è un tipo di attività che insegnarlo così solo per video, si ha l'illusione di capire e poi non si capisce. La mia esperienza dice che questo vale anche per il campo delle scienze sociali e in genere. <coughs> Sì, vedo che alcuni di voi ne hanno esperienze e stanno confermando. Sono, sono come, dire, uh, come dire, possono essere al meglio un complemento. Ecco, per esempio una cosa molto diffusa nel mondo anglosassone sono i cosiddetti University College. Tutte le università, anche quelle molto buone, li offrono. Anche la mia e tutte quelle che ho lavorato prima, UCLA, Chicago, Minnesota, offrono gli University College. Um... <ride> ciao Parabello, ciao a me. sì ero professore di un Università Telematica. Um... Allora cosa sono gli universi di Che tra l'altro gli universi di non si fanno nella grande maggioranza per via telematica, anche se offrono qualche più corso in videoconferenza. Gli universi di sono una specie di educazione continuata a distanza. Uh... Nell'università di si offrono corsi variegati, eh applicati a volte di, autoli, di attualità, un pochino pop science nel senso di divulgazione, fanno divulgazione, aggiornamento, persone che abbiano già una cultura di base, che vogliono su particolari argomenti seguire uno, due, tre corsi, magari se capita di specializzazione nel senso di aggiornamento delle novità, magari hai studiato, che so. Uh, conosci bene la chimica, la biologia? Vuoi qualche aggiornamento su qualche parte? Perché ti sei laureato, hai un dottorato, un master, vuoi qualche aggiornamento su ricerche recenti in campi in cui non sei uno specialista? Il corso dello University College può darti un'introduzione, se tu hai le basi, poi prosegui. A ah, moltissime persone lo fanno per eh, così, coltivare una loro cultura personale, eh, lavorando. Tipicamente i corsi università di University College tendono a essere nel eh, tardo pomeriggio alla sera, ce ne sono molti d'estate. Insomma, si approfitta dei momenti. Di... Sono cose utili, ma non sono sostituti dell'università, dell sono dei complementi, ripeto, specialmente per quella che qui si chiama continuing education. Ok, quindi che so, io ho avuto. Uh, più di qualche volta uh, amministratori, personale amministrativo dell'università dove lavoravo che frequentavano gli university college e le C'era chi coltivava Shakespeare e, e la letteratura inglese del Tardo Rinascimento, c'è chi coltivava, uh, aveva una passione per l'architettura e faceva elementi di architettura. Mm, nessuno di loro riteneva che in quella forma sarebbe arrivato, poi a essere uno specialista in architettura, un vero architetto, però Poteva dedicarsi a coltivare i suoi interessi culturali o di tipo hobby, hobbies, a, in quei campi. Ecco, al meglio possono essere questa cosa qui. L'idea che possano essere le università telematiche nell'attuale situazione italiana, nell'attuale legislazione, con i tipi di eh, criteri che vengono adottati per riconoscerle e così via, un sostituto a una buona università normale è o anche. Di mezza tacca, oserei dire mediocre, è semplicemente una balla sesquipedale. Ripeto, non, mi, non aggiungerò oltre, se qualcuno volesse mostrarmi una università telematica di grande livello, che in un qualsiasi campo sia paragonabile a una buona università, anche italiana, eh, non serve andare, non, non pretendo Caltech o Princeton, Harvard, MIT o, o, che, o Cambridge o, o Oxford, una cosa semidecente, contentissimo di ricredermi e di guardare queste eccezioni. D'accordo, grazie Vanessa. Approfitto per fare pubblicità. Mi sono ancora parecchi posti. Mi sa che abbiamo messo un prezzo alto per l'incontro di Milano. Invito quindi, chi è interessato a provare a fare lo sforzo per sostenere la cosa e venirci Allora, la DAD invece, che senso ha a sostituire con la DAD la lezione in presenza? La risposta è che non ce l'ha. Anzitutto. Vale per questo caso quello della DAD, quello che ho detto per le telematiche, in tutti quei campi sono i più importanti, dello studio della ricerca, in cui la presenza fisica, il laboratorio, il test, l'esserci con le mani, il lavoro di gruppo, il progetto esso sono essenziali. Quindi tutte quelle che ho menzionato prima, assolutamente impossibile fare laboratorio a distanza, assolutamente impossibile fare esperimenti a distanza, fare modellini. A, a distanza e così via. A distanza al più si può provare ad apprendere la teoria in alcune cose. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che in generale sì, uh, la DAD può essere un complemento. Personalmente uh, uso questi strumenti da moltissimi anni e moltissimi colleghi li usano. Quando c'era solo Skype, che è stato uno dei primi strumenti di comunicazione. Audiovisuale, li usavamo per colloqui fra coautori a distanza, ci si riuniva in Skype e si stava un paio d'ore, tre, quattro a discutere. Quando è diventato possibile far vedere e eh, eh, condividere file, ci mostravamo le formule, le statistiche, i grafici fra persone mature. Questo lo si è fatto, lo farò da, che so, vent'anni più o meno da quando, quando, da quando esiste Skype. Quando arrivò Zoom, che mi venne consegnata. Una versione beta uh, era l'autunno del 2011, quindi quasi 12 anni fa, Zoom funzionava molto meglio, con Zoom quasi subito si potevano condividere file, Zoom è diventato uno strumento di ricerca e di contatto a un livello alto fra ricercatori immediatamente. Uh, L'ho usato anche molto con studenti che facevano il dottorato uno studente del terzo anno, quarto anno che sta lavorando sulla tesi, non è necessario che venga in ufficio per raccontarti le idee, ci si può sedere, si fa la conferenza in due, in tre, si fa brainstorming, che per fare ricerca è importante, lui racconta le sue idee, lei racconta le sue idee, eh, ci si mostra le formule, le si guarda, si sta delle ore tranquillamente, delle volte letteralmente in una giornata di lavoro si apre la conferenza alle nove di mattina e si comincia a lavorare, la si tiene aperta, un po' lavori e parli con l'altro, poi torni sulle carte, lavori e dici ma guarda io ho trovato questo, allora l'altro è lì, dice sì, io ho trovato quell'altro. E allora confrontiamo e si ritorna, dopo due ore, tre ore, poi alle otto di sera chiudi o alle dieci di sera chiudi, quando non ce la fai più chiudi. Nessun dubbio che questo può essere uno strumento, può essere uno strumento per fare lavori di gruppo a distanza dopo aver iniziato il lavoro in presenza? Assolutamente, tutto vero. Il problema è che l'esperienza di questi ultimi anni, in particolare del periodo Covid, e l'esperienza anche di chi, ripeto, strumenti come questi li utilizza da molto tempo, come sottoscritto e tutti i suoi colleghi, ci insegna che come strumento di insegnamento sistematico la videoconferenza non va bene. Allora, alcuni di voi diranno, ma come non va bene? Ma io, quando ho frequentato quel corso, quell'altro, da... Per via telematica ho fatto benissimo. Vero, vero, ti credo. Uh, ovviamente farò l'esperienza mia, ma non è solo l'esperienza mia. Anch'io ho frequentato poco l'università. Per mille ragioni, fondamentalmente perché avevo da lavorare, sia quando feci giurisprudenza, sia poi negli anni di economia, io in classe ci andavo poco, non avevo il tempo. Um, quindi ci andavo quando potevo e le altre volte cosa facevo? Non c'avevo neanche la videoconferenza, cercavo di tenere botta, capire il programma, incontrare il professore, comprarmi i libri, tenere qualche contatto col collega e poi studiavo bestialmente. Cos'è che ho imparato? Ho imparato la solita cosa, che se sei, come dire, nel 10%, nel 15%, nel 20% degli studenti più capaci, che hanno una base solida, che sanno come studiare, che sono strutturati e tranquilli psicologicamente, che hanno un ritmo e disciplina, che si sforzano di capire il programma, l'argomento del, del, del corso, di capire come funziona il professore, cosa dice e dove va. E scelgono i testi adeguati, chi è molto capace riesce a farlo. Ma infatti chi è molto capace può farlo già anche adesso, esattamente come ho fatto io, come hanno fatto tanti amici di cui i nomi non, non voglio fare per la loro privacy. Ma, uh, no, credetemi, più di qualche persona molto capace, oggi professore universitario in posti notevoli, come me, eh, e non solo in economia, come me, alcune cose se le hai studiate, moltissime cose se le hai fatte, come dire, praticamente senza frequentare. Nelle facoltà, chiamiamole umanistiche, è abbastanza facile, a meno che tu non sia affascinato dal particolare docente, se si tratta di apprendere una serie di, di cose su cui esistono, cui il docente fondamentalmente illustra testi o discute testi che puoi comprare, che sono completi, sono adeguati, uh, vai a lezione una volta su dieci, una volta su cinque, tieni il passo, capisci il ritmo e così via e lo fai. Questo rende ovviamente cose come dare i compiti per casa un po' più difficili e credetemi, al giorno d'oggi per fare l'università decentemente i compiti per casa servono, io continuo a darli a tutti i miei studenti, non solo agli studenti che fanno i corsi undergrad, ma anche agli studenti dei corsi graduate. Gli studenti di dottorato gli si dà i compiti per casa, sia nel primo che nel secondo. anno. Uh, chi in particolare, questo mi è capitato quando tornai dal militare, io tornai dal militare che alla fine tra politica, lavori, eh, porto e cose varie, avevo sì, frequentato economia per ormai tre anni, ha tolto l'anno del militare, quindi avrei dovuto, fatto, avrei dovuto aver fatto già tre quarti degli esami. In realtà ne avevo fatti poco meno di metà, dovevo fare anche la tesi. In un anno e mezzo ho fatto tutto, eh, andando molto poco a lezione, lavorando praticamente a una media di 5-6 ore al giorno e prendendomi i miei bei 30 e 30 e Vero, però, però non ho nessun imbarazzo a dire che insomma viaggiavo a una velocità molto superiore alla media e che essere riuscito a farlo non prova per nulla che l'università fatta in quella maniera vada bene per tutti andava bene per chi aveva a quel punto come avevo io 25 anni era in ritardo, aveva fretta e, e quindi e quindi poteva farlo il problema che qui non si riesce a capire è duplice uno, non tutti gli studenti sono uguali la grande maggioranza degli studenti specialmente oggi, a 19, a 20, a 21 anni è abbastanza immatura non sa studiare era vero anche vent'anni fa, anche 30 anni fa oggi lo è in maniera particolare va seguita in realtà c'è bisogno di professori ancora più presenti, di, di esercitazioni, di assistenti, di compiti per casa. E questi sono possibili solo con una presenza in classe. Una grande quantità di studenti non si sa concentrare da solo. Si distrae, fa le cose più strane, ascolta la musica, fuma, mangia, va a farsi un giro, riceve la telefonata. Stare in classe, andare in campus, avere un ritmo che ti impone di fare le cose, ti impone disciplina, l'apprendi e cominci a studiare. L'esperienza di insegnare in DAD mostra che gli studenti a un certo punto ti spengono il video, tolgono il microfono, chissà cosa stanno facendo, sono andati in cesso, scopri che non hanno ascoltato, tornano e te lo dicono, eccetera, eccetera. Aziona. Vedo che Luciano dice che per i lavoratori le università telematiche sono importanti. Luciano, le università telematiche sono importanti per i lavoratori, se hanno già un lavoro, già una maturità e sono problematiche come complementi. Se sei uno studente lavoratore, come ero io, ma hai 22 anni e stai lavorando perché devi laurearti e non hai la base di quella materia, l'università università telematiche hanno preso in giro, ti dà l'illusione. E questo è il punto, ti dà l'illusione. Di stare ad apprendere gli strumenti esattamente come chi invece sta in bocconi dalla mattina alla sera, o sta in statale dalla mattina alla sera, o sta in Luis, sta a CaFosca, dove volete voi a Bologna dalla mattina alla sera. Invece no. Sì, forse porti a casa, magari per il rotto della cuffia, il titolo, il pezzo di carta, ma non porti a casa le competenze. Non porti a casa le competenze. L'evidenza su questo è bestiale. Ma non solo. Non esiste solo il lato studente, ovvero che per lo studente medio, per il 70-80% degli studenti, riuscire a seguire corsi interi, programmi interi, per via telematica, è difficilissimo. È l'unica roba che fa è illuderli, che stanno seguendo, magari perché raccattano un 18, un 20, e invece non hanno imparato assolutamente. Distorce completamente la funzione del professore. Perché? Beh, perché ovviamente l'università telematica permette ai professori di non andare all'università, di uccidere la vita dipartimento, di dipartimento, di uccidere la presenza, la collegialità, il ricevimento degli studenti, l'interazione, il fare le domande. Fare le domande perché la telematica è molto più difficile, fare domande in classe è più facile. Lo è permesso. Uccide i seminari, uccide la ricerca, svuota l'università della sua funzione. Rende l'università una cosa simile a quello che facciamo noi su YouTube. Che è una cosa anche utile. Io stesso, in compagnia di Carlo Stagnaro e, e, e Costantino De Blasi, stiamo provando a, a costruire dei corsi che metteremo in vendita a, di argomenti economici abbastanza tecnici. Però lo facciamo come complementare, non intende essere un sostituto università, Intende essere diretto a chi vuole farsi una cultura economica ausiliare chi vuole aggiornarsi ma già ha una base economica, professionisti magari nel campo della giurisprudenza o di altre materie che abbiano bisogno di capire le materie economiche e così via. O che serva da complemento per studenti universitari di economia che magari non sono soddisfatti perché vanno in sedi universitarie mediocri e pensano, spero, speriamo di poterglielo dare, uno, uno strumento più, uh, più adeguato, migliore. Ripeto, come complementi vanno benissimo. Pensare che siano la soluzione vanno malissimo. Non solo, generalizzarli riconfermerebbe l'idea che esistono due mondi. Un'università italiana che generalizzasse il metodo videoconferenza sarebbe un'università italiana che istituzionalizzerebbe l'idea che ci sono studenti di due tipi. Quelli fortunati, benestanti, più motivati, fortunati perché magari hanno la facoltà buona, il, il corso buono nella città dove vivono, che possono andare a frequentare. E ricevono una, non solo un titolo, ma anche una conoscenza degli strumenti di serie A. E gli altri, quelli non fortunati, che seguono per via telematica, ricevono un titolo e una, soprattutto una conoscenza delle competenze di serie B o di serie C o anche di serie D. Perché ovviamente un'università che funzionasse in modo telematico non potrebbe poi cominciare a bocciare a raffica sistematicamente gli studenti che meno preparati perché hanno acquisito le loro conoscenze sull'invideo e sulla distanza, sull'ascoltando registrazione. Abbasserebbe ulteriormente i criteri di selezione. E occorre capire che quello che avviene in un'università è un equilibrio, c'è una pressione continua, è un gioco fra docenti e studenti. Se la pressione degli studenti è abbassare il livello, tu ti adegui, lo abbassi, non puoi lottare continuamente. Non puoi permetterti di bocciare sistematicamente. E quindi abbassi. Al tuo abbassamento seguono altri abbassamenti. Lo strumento audiovisuale, quando generalizzato, quando non è usato come complemento, diventa un altro fattore per innescare questo circolo vizioso che fa abbassare il livello della preparazione universitaria. Che svuota l'università, la trasforma, la distrugge. È così. Diego Venturini. Ma allora, una persona che inizia alle 8 e finisce alle 18, cosa dovrebbe fare per fare l'università? Non farla. Eh sì. Non farla. Oppure fare come faceva Boldrin, che iniziava alle 4, finiva a mezzogiorno, alle 11, okay, e poi andava a fare i corsi del pomeriggio quando poteva, oppure studiava da solo. Chi pensa di poter fare un lavoro a tempo pieno, letteralmente addirittura dalle 8 alle 18 della mattina, e fare un corso universitario serio, si sta illudendo e sta chiedendo di essere preso in giro. Per quello dico che bisogna fare i campus, per quello dico che bisogna offrire agli studenti una maniera di vivere nei campus, per quello dico che bisogna rendere l'università più seria. Se volete più selettiva nel senso di più demanding, mi viene la parola inglese, ma anche attrezzata in maniera tale da permettere a chi non è particolarmente ricco di frequentarla. E bisogna che si capisca che l'università vale e che quindi occorre rinunciare a delle cose per andarci. Che l'istruzione universitaria è un valore, è un investimento al quale implica rinunciare alla discoteca, a qualche pizza al pantalone, alla vacanza, al cellulare figo, in modo che così raccimoli durante l'anno quei 2, 3, 4, 5, 6 mila euro che ti servono per pagarti le spese universitarie. Che se vuoi fare l'università e lavorare fai probabilmente le cose che moltissimi studenti in giro per il mondo fanno. Vai a fare il cameriere la sera, 3-4 ore la sera e rinunci ovviamente ai divertimenti serali, rinunci alla televisione. Eh sì, brutto, lo so. E sarebbe meglio essere tutti ricchi e poter andare a Harvard? Assolutamente. Si dà il caso che questa è la realtà dei fatti e che questa realtà dei fatti va gestita. E sarebbe irresponsabile da parte di uno Stato, di un governo, illudere gli studenti dicendo, guardate, questo è uguale, adesso io vi faccio tutte le lezioni. In video così voi potete lavorare appunto dalle 8 di mattina alle 6 di sera, poi tornate stanchi, patocchi e vi ascoltate i video e diventate fisici teorici. No, no, è una balla, non diventate fisici teorici. Non diventate per niente fisici teorici, diventate illusi. E sono due robe brutte, è una roba brutta. Vuol dire che sono contro registrare le lezioni? No, come ho spiegato l'altro giorno, io le lezioni le faccio registrare da quando, boh, non mi ricordo, credo che le prime lezioni le facevo registrare all'inizio degli anni 90, tra il 90 e il 94, ok? Con registratore a voce, a tutti i miei studenti asiatici, anche nei corsi di PhD e nei corsi di MBA a Kellogg, che è una top school, al tempo era la numero uno nel mondo, un posto eh. Dicendogli: Siccome hai problemi con l'inglese, non stare in classe a diventare matto se non capisci. Registra tutto, segui le formule, cerca di capire nelle domande, nei punti essenziali della lezione cosa sto facendo. Se proprio non capisci niente, fermami, però registrati quello che sto dicendo, perché così dopo te lo ascolti e lo confronti con gli appunti e con le formule E senti le parole, perché finché le formule le puoi copiare alla lavagna finché le scrivo, le parole se le perdi sono registrate. E quando sono spuntati gli strumenti da portare in classe, in particolare appunto Zoom e compagnia, ho sempre detto agli studenti: registrate tranquillamente le mie lezioni. Alcune sono anche sul mio canale proprio. Le ho registrate io per metterle su Overlapping Generation, Teoria della Crescita, Foundation of Economics. Le ho registrate io. Ma non inventiamoci questa, vedete, è una forma distorta. Pseudo caritatevole, buonista per prendere in giro i meno fortunati. Digli sì, no, vabbè, poverino. Non si riesce a capire, non si riesce a capire che i corsi universitari, ma anche i corsi di scuola media superiore, ma soprattutto i corsi universitari, hanno valore, sono un buon investimento se e solo se vengono fatti bene. Fatti per prendere il titolo, il meglio che riesce a avere è un posto da funzionario pubblico di seconda. E ripeto, se non sei da famiglia abbiente, dovrai pagare i prezzi che tanti di noi hanno pagato. E cioè accettare che devi scegliere. A 19 anni dovrai scegliere. Mi diverto come gli altri più fortunati, vado in vacanza, tutti i fine settimana quando arriva l'estate, monto in macchina e andiamo al mare, o mi faccio il culo extra per quattro anni e poi, visto che ho cambiato la mia condizione sociale, mi diverto anch'io. Io e tanti altri abbiamo fatto questa scelta e francamente non vedo altre scelte. Credo che la situazione adesso sia molto migliore di allora. Credo che ci siano possibilità economiche molto maggiori. Credo che la percentuale di persone che dovranno fare esperienze simili a quelle di tanti di noi sia una percentuale più bassa, però ci saranno ancora. È vero anche quello che dice Frank Beltower: tra l'altro, molte telematiche, eh, col fatto che sono private, costano in realtà una botta. Sono delle frodi, a mio avviso. Se volete la mia opinione, sono delle frodi magari non intenzionali, nel senso che chi le fa non intende frodare, offre un prodotto, ma al netto, a mio avviso, non valgono i soldi che costano. proprio non li valgono. Enrico Mari, il green inflation è una questione diversa, sì, ma fa parte dell'equilibrio che ho detto, il green inflation è frutto di questa dinamica che vi dicevo. È una dinamica che purtroppo continua è un po' molto determinata anche da questo aspetto di eccessiva attenzione ai voti e solo ai voti, e il risultato è che con la pressione sui voti molti di noi hanno detto vabbè, vaffanbro, vogliono tutti prendere tanto, io glielo do, mica divento male. Francesco, sì, su internet è pieno di lezioni di alto livello, ci sono anche le mie, però è palese che nessuna di queste MIT l'ha fatto, la mia università non lo vuole capire, glielo ho spiegato anche un po' di mesi fa e poi l'ho mandato a fanculo al signor Dean. Non vogliono farlo. Però anche quelle sono complementi. Anche tutti i bei corsi di fisica, di matematica, di economia che MIT mette in rete che hanno milioni di visualizzazioni all'anno. Non sono sostituti dell'andare MIT, Sono una maniera per aggiornarsi, per stare al passo per darsi una rinfrescata e farsi stimolare su un argomento e che occorre una preparazione di base. Se sei un buon studente in un'altra università puoi anche seguire i corsi paralleli dell'MIT. Federico del Bianco racconta un'esperienza secondo me giusta. Lavorare full time ed essere iscritti all'università può funzionare se si ha già studiato la maggior parte del corpus prima. Ho iniziato a lavorare full time, e per corsi nuovi mi tocca prendere aspettativa. Sì, per farle bene è molto difficile. E ripeto: alcuni di noi sono particolarmente dotati per lo studio, sono fortunati, esattamente come alcuni di noi sono particolarmente dotati per correre, giocare al calcio, sollevare pesi, guidare la macchina, che cazzo ne so, cantare, ballare, suonare. Alcuni di noi sono anche particolarmente dotati per studiare matematica, magari da soli. Ma siete e siamo una minoranza. Quando si discute di programmi, di regole di un'università, specialmente pubblica, occorre non pensare alla minoranza fortunata, occorre anche evitare di farsi prendere dall'eccesso di buonismo e disegnare l'università per quell'altra minoranza super sfortunata che non ha le capacità cognitive. Quindi, inutile disegnare un'università per cercare di renderla. Adatta agli ultimi in termini di capacità cognitive, quelli purtroppo certi tipi di, di argomenti, di, di conoscenze, non riusciranno ad acquisirle a un livello adeguato. Occorre costruire l'università per quell'80% delle persone circa che sta una deviazione e mezza o due deviazioni standard dalla mediana. Questo è l'istruzione di massa e per quelle persone va pensato tutto vanno pensate le università vanno pensati i corsi vanno pensati gli argomenti i ritmi, i professori le esercitazioni, i voti le regole per quelli non vanno pensate né per i lasciatemi usare le parole geni né per i tonti i geni si arrangiano da soli e per i tonti bisogna fare dei corsi di recupero di altro livello d'accordo? questo è sono contentissimo di avere chiunque che mi venga a mostrare che possiamo fare un'università di massa per via telematica. Oggi come oggi questo è non solo impossibile, è anche, anche, anche semplicemente dannoso. Dannoso perché il look fa buttare via soldi, se poi i prezzi sono quelli che ho visto, cioè che può arrivare a costare 4, 5, 6 mila in Italia, quella è una cifra sostanziale, sono soldi buttati. A meno che tu non abbia già un background e che in realtà tu non stia usando l'università. Percorsi particolari per aggiornare. D'accordo? Quindi cercate di farvi una ragione. L'idea di risolvere il problema della, della, della residenzialità studentesca, dell'edilizia dell studentesca e così via, um, facendo i corsi um, per video è una classica escamotage all'italiana. Giochetti di pulcinella. Gioco delle tre carte, rabbattarsi, arrangiarsi, che fa peggiorare le cose. Non spingete questa soluzione. Se andate all'università, chiedete ai vostri professori di stare all'università, chiedete anche di farsi registrare, certo, ma andate in classe, registrate, così, tra l'altro c'è evidenza di quello che fanno e quello che sanno, e poi ascoltatevi a casa per ripetere. Poi c'è anche l'aspetto vita, certo, ma quello voglio dire: uno può decidere che è un plus, dice Francesco Di Vito. Un punto in più è che la classe, la vita a un campus è diversa, migliore, perché permette di esplorare altri aspetti. Certo, certo, c'è. Io non l'ho avuto, io non l'ho vissuto, ma da 40 anni vedo altri ragazzi, vedo ormai appunto, generazioni di ragazzi che lo vivono. C'è un valore di formazione, di socializzazione, di apprendere come comportarsi nel vivere in campus a tempo più o meno pieno quando si ha 18, 19, 20 anni imparare a stare con gli altri per molti è un momento di liberazione dalla famiglia, di emancipazione di acquisizione di responsabilità per molti è un casino perché non si sanno gestire la stanza perché è tutto sporco perché non sanno cucinare perché non riescono a tenere in ordine ma anche quello serve per vivere per molti è anche un momento per tantissime di liberazione sessuale ovviamente di emancipazione e tante cose ma diciamo che è un extra un extra a mio avviso importantissimo per emancipare il tardo adolescente, e il ventenne, dai vincoli familiari, dalla ristrettezza, dalla provincialità e renderla la ventenne, il ventenne autonoma, capace di autogestirsi, matura, consapevole che la vita è fatta anche di scelte, di conti che devono tornare, di alzarsi alle sette, di tenere un certo ritmo, non bighellonare di mettere i calzini al loro posto così li trovi, di lavarsi ogni tanto, non essere sporchi, di cambiare la lenzuola del letto, di pulire la padella, non continuare a cucinare sulla padella sporca che dopo si, si incrosta, non la lavi più, la butti via e così via. Beh sì Daniele, però appunto eh, eh, Daniele Campadelli ha una condizione speciale, ripeto, chi ha condizioni eccezionali? Non insista di volere che l'università di massa si adatti a lui o a lei. È ingiusto. Ed è assurdo. Usare il fatto di essere molto più bravi della media per dire, visto, si può fare anche così, non è, non è la maniera di far funzionare l'università italiana. D'accordo? Quindi, per favore... Uh, il mio invito molto serio, specialmente ai giovani, è eh, non fatevi prendere da questa illusione che a botte di video, di zoom, di quel che è, uh, risolvete tutti i problemi e non serve premere perché invece i governi di questo paese affrontino seriamente, uh, per una buona volta, uh, come dire. La questione dell'università di massa, che non è stata ancora affrontata da un secolo a sta parte e non è stata ancora affrontata in quasi 80 anni di vita repubblica. Occorre un grandissimo investimento nazionale per centinaia di miliardi nell'arco degli anni. Per costruire l'università un di massa, per attrezzarla, per riformarla e per metterci professori e studenti che facciano vita universitaria come si fa in tutti i grandi paesi avanzati, perché così si costruisce il capitale umano del futuro, così si costruiscono persone preparate per davvero, così si costruiscono persone che possono dire all'impresa no, non mi prendi a fare l'amprendista o lo stage gratis, perché le cose le so fare, e quindi se non mi prendi tu, mi prende quello accanto perché le cose le so fare. E allora vedrete che spunta. D'accordo, d'accordo, carissimi. Abbiamo passato il nostro tempo. Io oggi dovrò dare un saluto molto rapido a Franz. Spero che abbia compagnia perché ho molto lavoro da fare. Spero che questa cosa abbia permesso, a, a chi, insomma, a chi credo non aveva capito il mio argomento di capire. Lena, ciao Lena, mi chiede se in Italia ci sono studenti che. Ecco, cioè in Italia, guarda, non lo so Lena, perché intanto parlano di borsi di studio, ma non ho ben capito, le cose da questo punto di vista sono cambiate dai tempi miei. Uh, le tasse universitarie non sono tantissime in Italia. Credo ci siano svariate forme di fellowship, ma sono pochissima cosa. Credo che ci sia molto poco premio alla qualità, credo che ci sia molto poco fondi per chi fa particolarmente bene. Uh, ieri ho detto che aveva avuto compagnia. Anzi, ah, sì. uh, forse c'era qualcuno che ha detto che veniva a trovarmi, ma non è venuto. D'accordo, saluto a tutti, un bacione eh, e buona giornata.